dimensioni, che so che vi appassionano le dimensioni in un modo proprio fantastico. Cioè non c'aveva, ma io ho provato a fare qualche confronto, mi sono confrontato con dei colleghi un po' di varie zone d'Italia, del nord e del sud, per cercare di capire se questo fenomeno delle dimissioni in bianco, che era pomposa nei lavori accompagnatori, quindi stroncheremo definitivamente il fenomeno delle dimissioni in bianco. Ma non si fanno da nessuna parte, cioè, non è vero. È l'istituto speculare dell'intenzione. Sì. La ricassazione sugli enti, ma la dimissione in bianco. Sì, che il fenomeno esiste. Ma anche la dimissione, in bianco è anche la dimissione esercitata in maniera coattiva. Ma becco a rubare, firmami le dimissioni. Sì. Questo è quasi quotidiano. Ma non lo so. Noi abbiamo cercato di capire se fosse un fenomeno, come dire, che meritasse un intervento legislativo ulteriore. Che meriti l'attenzione delle persone, non c'è dubbio. Ma c'è una bella attenzione già con la Fornero. Diciamo che la procedura delle dimissioni, teniamo distinti, c'è dal 1 gennaio del 2016 una nuova modulistica che probabilmente avrete visto, che è già in uso presso la direzione del lavoro, che riguarda la convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri, perché oggi la normativa è stata estesa anche alla tutela della paternità, la genitorialità in qualche modo, anche in qualche caso anche del padre. Questa nuova modulistica sostanzialmente è una modulistica arricchita da maggiori informazioni, dalle informazioni, come dire, più nuove, più recenti, relative ai diritti alternativi alle dimissioni. Essenzialmente è stata inserita nella modulistica l'informazione della possibilità di fruire del congedo parentale ad ora, prima non era possibile, la possibilità di chiedere per una sola volta il part-time in luogo delle dimissioni, la trasformazione con l'obbligo, con il diritto da parte del datore di lavoro a concedere il part-time. Quindi sono state arricchite queste previsioni. C'è una nuova modulistica che dà anche poi alle lavoratrici, ai lavoratori, dà anche contezza di situazioni per le quali in passato non c'era grande informativa. Per esempio, mi riferisco a quello che sto dicendo, essenzialmente all'ipotesi della possibilità di dimettersi per giusta causa in caso di trasferimento d'azienda che comporti rilevanti e sostanziali modificazioni del rapporto di lavoro. Cioè la lavoratrice, il lavoratore se ne può andare dall'azienda per giusta causa e avere quindi le relative indennità connesse alle dimissioni per giusta causa. Tutte notizie che sono state inserite in questa modulistica. Un'ultima cosa, io dispenso con la modulistica, la troverete. L'ultima cosa è questa: c'è stato un fenomeno, questo è più un fatto statistico, però ha avuto dei riflessi anche sull'utenza dei nostri uffici. Un fenomeno, torno un attimo indietro, la competenza della direzione del lavoro ad accettare, ad emettere i provvedimenti con valide delle dimissioni, è legata al luogo della prestazione, al luogo di lavoro. Per cui è successo frequentemente che alcune direzioni territoriali del lavoro, in presenza di lavoratrici, lavoratori che volevano convalidare le dimissioni ma che non avessero prestato logisticamente l'attività nella provincia dove si recavano, avessero non convalidato quelle dimissioni e avessero statisticato quel fenomeno come dimissioni non convalidate. La nuova modulistica dice: in casi di questo genere non va statisticato, ma si deve dire alla persona, devi andare dall'altra parte, a fare questa cosa, devi andare dall'altra parte, di modo che evitiamo di avere la doppia statisticazione del fenomeno, cioè una mancata convalida da una parte e la convalida dall'altra parte. Ecco, diciamo, c'è una nuova modulistica che mi sembra decisamente utile e idonea a dare più informazioni ai destinatari di questo servizio ed è in vigore dal 1 gennaio del 2016.
Invece, per quanto riguarda le dimissioni ordinarie, cioè se non si deve rimettere normalmente, o le risoluzioni consensuali, ed anche le risoluzioni consensuali, dal 12 di marzo, l'effetto di un decreto non è ancora vigente, speriamo sempre fino all'ultimo qualche cambiamento, come dire. No, il decreto è già pubblicato, il vigore 60 giorni, è stato qui all'11 di gennaio, il vigore 12 di marzo. Dal 12 di marzo, per potersi dimettere, ma normalmente, quindi non parlo delle mamme, delle mamme, potersi dimettere un lavoratore, deve registrarsi al sito Click Lavoro, dotarsi di un PIN all'INPS, che non gli danno subito, perché gli chiedi che ne dà la password, che ne danno una metà e poi l'altra metà te la manda, con raccomandare entro qui, entro qui di più, poi compilare un modulo prestampato informatico, bisogna avere una compagnia di telefono, e trasmetterlo ad un sistema che genera una data e un'ora di questa, e poi si fa la PEC, andato di lavoro e la semplificazione, sistema semplicissimo. In alternativa, se uno, come dire, perché io penso sempre a Angiolino che si dimette, al contadino della provincia di Chieri che si deve dimettere, no? In alternativa uno può andare sindacato, al patronato, alla commissione di certificazione, e può farsi, come dire, assistere da questi soggetti abilitati. In quel caso sono loro che funzionano da identificatori del lavoratore, sono incaricati di servizio, fanno l'identificazione e trasmettono e fanno anche loro. Ora, ci siamo un po' a scherzare su questa cosa, ma i punti di criticità sono tantissimi. Dipende, innanzitutto che la semplificazione, l'esigenza, proprio non sa avvertire questa esigenza di fare questa cosa assolutamente. Ma soprattutto io penso al fatto che questa è, per espressa previsione normativa, questa è la, il decreto è stato emanato in attuazione del decreto legislativo di semplificazione 151, è l'unica modalità per dimettersi, nel senso che non esistono alternative. Sì. Mentre prima Unilab, sottoscritto, invito, soprattutto invito questa direzione del lavoro, che se tu non vieni, forse 7 giorni, si intendono revocate, si intendono convalidate le dimissioni, in qualche modo efficaci. Tutto ciò non c'è più. Per cui o così o niente. Allora, io mi immagino gli scenari, La maggior parte dei lavoratori se ne andrà e non farà niente. Non firmerà assolutamente, non verrà più, quindi farà delle dimissioni di fatto. Però questo, attenzione, che cosa succede? Che cosa succede? Il datore di lavoro che cosa deve fare? Gli appunti iniziali? Prima la contestazione. Lo invita in via prudenziale, lo può invitare presso l'azienda? Lo può fare. Ma se il lavoratore non si presenta è efficace? Non lo so, non credo. Le dimissioni sono efficaci, sono sicuramente un'espressione di volontà, una chiara evidenza che il lavoratore se n'è andato, però probabilmente la cosa più efficace è fargli la dimissione civile, considerarlo abbandono del posto di lavoro. Il lavoratore fa una cartuscella, perché figuri se va all'inizio, va all'armato, eccetera. Fa una cartuscella, le dimissioni sono efficaci da quando? Non sono efficaci da mai, perché quello lì fra 3 mesi torna e rivendica il rapporto di lavoro per i 3 mesi rispetto al quale non c'è stata l'efficacia dell'interruzione. Facciamo subito le 3 letterine di assenza, una, basta una. Però poi l'azienda ci deve pagare, ma quale scudo?
Il rapporto di lavoro non si è interrotto, ovviamente, si interrompe quando c'è il provvedimento definitivo. Ha ragione il direttore, l'altro giorno mi chiama con ansia un sindacato di Napoli, un responsabile patronale, poi dice ma devo fare anche io le dimissioni, aveva saputo l'uscita della norma. In realtà paradossalmente però per il datore di lavoro si evita un adempimento. L'obiettivo del governo è sempre lo stesso. Noi professionisti, io col processo telematico, voi con gli Unimemes, il patronato con tutti gli assessori, dovete voi inserire i dati a noi, non ci fate perdere, l'obiettivo è sempre quello, non ci fate perdere tempo a inserire i dati, mandateci già in formato elettronico e per noi è più comodo gestire tutto. Dal processo la servirà loro, la semplificazione per noi, però poi io volevo così farti fare qualche altra riflessione. Ci sono state una serie di individuali alla norma, una serie di soggetti abilitati con gli obiettivi che diceva l'avvocato, ma voi vi provate a immaginare un lavoratore che si vuole dimettere durante il periodo di dichiarazione dei redditi e che va a patronato, oppure che va alla commissione di certificazione, perché è un soggetto abilitato che non è stanziale, si deve convocare la commissione di certificazione. Cioè la caratteristica delle divisioni è la immediatezza, cioè sono tutte le serie. C'era così bella la DTL e il centro per l'impiego, lui là, che sono, come dire, soggetti, organismi che nel corso del tempo hanno ben operato, almeno in questo ambito, insomma, non voglio dire in altri ambiti, in questo ambito. Beh, la comunicazione di cessazione al centro del servizio sottoscritto al lavoratore mi sembrava una cosa bellissima, insomma, adesso. Invece è stata assolutamente. Anche una raccomandata con un raccomandata, oppure dare, ritenere, riprendere questa formalità. Ma poi sì, un'ultima cosa e concludo, i 5 giorni entro i quali va fatta la comunicazione che è sanzionata se non viene fatta. Da quando decorrono? È una domanda alla quale non so rispondere perché da quando decorrono, da quando se n'è andato, da quando se n'è scappato, da quando è andata la lista, da quando gli ho corso dietro per acchiappare, non so, giorni ballerini. Perché formalmente decorrono dal momento in cui il datore di lavoro riceve la PEC ultima, che dice o dal patronato sindacato funzione di attività o dal lavoratore. Con l'attestazione di cui il lavoro. Con l'attestazione di quel lavoro che dice data e ora. E qui da lì decorre. Ecco, io auspico un ripensamento che non mi pare però ci sia. Dopodiché dovremmo gestire una serie di contenziosi. Assenza. No, dovremmo fare una contestazione se il lavoratore manda una raccomandata al datore di lavoro dicendo mi dimetto, il datore di lavoro deve dire premesso che mi ha mandato questa comunicazione, premesso che non è conforme, ti contesto per assenza ingiustificata. Pertanto provvedi, se no provvederò al licenziamento. Questa è la soluzione migliore per il datore di lavoro. Però osservava un commentatore, osservavo un autorevole commentatore della DTL di Modena, che è Roberto Cano, il mio collega, il quale dice, ma scusate, ma i costi di tutte queste cose, comunque sono barcarsi il datore di lavoro, che comunque devi mettere una persona, se hai un'azienda strutturata, a fare quello, o il consulente. Che rientra nei costi ordinari. Scherziamo. No, però così è. Che perché quello poi ti dice cosa ci mettere pure tu a chiedere i soldi, tu già sei in difficoltà. Licenzio, lui è contento, ha detto però il ticket. Cioè, no, è disciplinare non paga. Cioè, anche se tu non paga. Pure quello aspetto là, disciplinare paga 400 euro, disciplinare. Adesso quest'anno anche per gli iscritti, ma cosa diversa da me, non vorrei chiedere una cosa? Prego. La cosa che la trovo insensata è che non potrebbe mettere in serie difficoltà
quella c'era già. C'era già. Però in questo caso, con questa situazione del discorso telematico, che no, scusa, ma io se non ho mal interpretato, ma credo di no, il diritto al ripensamento nei 7 giorni è contemplato nella misura in cui tu eserciti in maniera conforme alla procedura la comunica, fai la comunicazione ma è conforme alla procedura. Se tu mandi o per il tramite del patronato del sindacato, la commissione di comunicazione, vende più la grande, possono magari no, possono farlo in tempo, non avendo il problema dei gaffi, la mandi dopodiché nei 7 giorni successivi al rinvio puoi ripensarci e revocare la manifestazione di volontà di mente. Però questo già c'era prima, questo c'era già prima. Revocare io, ripensare, revocare le dimissioni, mi è successo proprio con una grossa azienda dove non avendo formalizzato con l'Unilab, con la comunicazione, con la comunicazione del lavoratore che aveva ritirato le dimissioni, questa azienda non ha preso in considerazione di prendere sotto il rapporto, il user ha riordinato la costituzione del pagamento. Infatti questo è questo. Speriamo che c'è una volontà politica molto forte a confermare questa cosa. Il problema è sempre stato, delle dimissioni c'era, sì, ma più che delle dimissioni in bianco all'atto dell'assunzione, sono quella tradizionale. Ma c'è proprio questa ipotesi che ti ho raccontato prima, ma molto peccata, ma questa cosa prima di però la lettera. Questo succedeva un po' in tutta Italia, no, ma proprio dimettiti ora, per motivi personali, succedeva un po' in tutta Italia, anche nelle grossissime aziende. Questa realtà delle dimissioni, dimettiti così non ti denuncio, questo succedeva, e voi me lo confermate, è successo. Quindi lasciare un attimo di riflessione al lavoratore che andava dall'avvocato e l'avvocato diceva che ti devi dire, fatti licenziare così andiamo a discutere la causa, era importante per noi, certo. Andare poi a verificare. Una tutela, però bastava quella precedente. Io non credo che ci fosse necessità di appesantire ulteriormente questa cosa. La riforma principale è quella, non mi ricordo chi è il ministro all'epoca, del progressivo dei 15 giorni della Damiano. Il governo Prodi. 15 giorni valevano col numero progressivo. Quella fu abolita subito. Io vi ringrazio, avvocati. Alla prossima. Grazie.